Magia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Andrea, in una graduatoria delle qualità che lo scrittore deve avere, che cosa ci metti ai primi tre posti? Allora, questo è un discorso soggettivo, provo a dirvi la mia. Per me uno scrittore deve avere nell'ordine il cuore, l'istinto e la cultura. Il cuore è la qualità più importante. Uno scrittore senza cuore è quasi sempre un fuoco di paglia che si consuma in fretta. Avere cuore per me significa diverse cose insieme. Significa avere immaginazione, capacità di visione, curiosità per il mondo, per gli altri, per la realtà, non con l'idea di migliorarla, ma solo per conoscerla, per penetrarla. Ma anche un'altra qualità è essere capaci di rischiare quando è il momento, di assumersi delle responsabilità. Poi c'è l'istinto artistico, la capacità di capire al volo se una certa idea narrativa funziona oppure no, se quel certo personaggio è davvero importante, dove collocare una certa scena madre, cosa vale la pena approfondire. Per ultimo ci metto l'intelligenza e la cultura. Uno scrittore è prima di tutto un artista e come tale non può prescindere del tutto dall'arte che lo circonda, dai libri, dal cinema, dalla letteratura, dal teatro, da tutte le arti. Ci sono stati nella storia anche artisti naif, ma pochi e marginali e poi comunque soprattutto pittori, scrittori praticamente no. Poi certo ci sarebbero altre qualità per uno scrittore necessarie e importanti, l'ostinazione, la pazienza, eccetera. Ma me ne avete chieste soltanto tre e mi sa che già abbiamo sforato. Alla prossima! Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In due minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.